Il Festival di Sanremo 2020 ha, ormai, aperto i battenti, ma molti telespettatori si domandano quali siano i prezzi di biglietti e abbonamenti per guardare lo show dal vivo. Ovviamente, tutto è andato sold out in poco tempo. Le prevendite sono state rese disponibili a partire dall'8 gennaio e sono terminate nel giro di pochissimo tempo. Ad ogni modo, come ogni anno, è stata data la possibilità agli spettatori più affezionati di acquistare anche degli abbonamenti per tutte le serate. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono tutti i costi. I prezzi dei biglietti del coloro i quali erano interessati a prendere parte alle serate del Festival di Sanremo hanno avuto la possibilità di comprare biglietti singoli o abbonamenti a prezzi differenziati. Inoltre, i costi sono stati differenti anche a seconda delle serate, ovviamente, l'ultima è quella più cara. Chi ha acquistato biglietti singoli, per le prime quattro serate ha speso 180 euro per i posti in platea, 100 euro per quelli in galleria. In merito alla serata finale, invece, quella di sabato 8 febbraio, i prezzi sono decisamente più elevati. 660 euro per la platea, 320 euro per la galleria. Costi degli abbonamenti e polemiche. Ad ogni modo, coloro i quali erano intenzionati a prendere parte a tutti gli appuntamenti del, invece dei biglietti singoli, hanno pagato prezzi vantaggiosi per gli abbonamenti. Per un posto in galleria per tutte le serate il costo è stato di 672 euro, la platea, invece, è costata 1290 euro. Per quanto concerne gli abbonamenti, essi sono rigorosamente nominali e non possono essere sfruttati da altre persone. Al momento dell'acquisto, infatti, è stato necessario fornire nome, cognome, data e luogo di nascita. Ai tornelli d'ingresso ogni spettatore deve mostrare un documento d'identità valido. Come ogni anno, anche in questa occasione ci sono state numerose polemiche per quanto riguarda i costi dei biglietti e degli abbonamenti. Molti, infatti, hanno reputato decisamente elevate le cifre chieste. Nonostante i molti dissensi, però, tutti i ticket messi a disposizione sono comunque andati sold out, sintomo del fatto che in molti sono stati disposti a pagare quanto richiesto.